Sì, grazie Presidente. Io appunto volevo, intervengo su questa materia, benché non la seguo, però chiaramente facendo parte della commissione speciale sui piani di zona abbiamo seguito diversi argomenti. Volevo sottolineare anche io l'importante lavoro eseguito dagli uffici. Ma soprattutto anche di noi consiglieri che insomma ci siamo messi ad ascoltare i cittadini e grazie a loro insomma la raccolta di documenti e documentazione è stata insomma importante per andare avanti su questi discorsi. Che cosa voglio sottolineare per chiaramente non dire cose ripetitive, che chiaramente mi viene in mente tre parole, cioè quelle si può fare. E che cosa intendo? Cioè si può arrivare ad assegnare gli alloggi a coloro che erano appunto avevano pagato, avevano dato i soldi e quindi erano proprietari. Questo è stato chiaramente confermato. Scusate perché sono in giro, questo è stato confermato dalla delibera che stiamo discutendo e anche di quella su Tor Vergata, sulla sentenza che appunto vede come oggetto il piano di zona di Tor Vergata. Questo significa che evidentemente si apre una strada, come avevamo detto io e la consigliera Iorio già in altri. In commissione urbanistica si apre una strada per fare in modo che i primi assegnatari chiaramente diventino poi anche assegnatari definitivi o comunque proprietari legittimi di quegli appartamenti che chiaramente sono stati pagati e magari sono oggetto anche di procedimenti giudiziari. Quindi diciamo che questa delibera è una delibera di speranza per tutte queste persone e non solo questa, abbiamo sentito appunto la consigliera Iorio sull'altra bella notizia ed è anche uno spiraglio per Roma Capitale, per gli uffici, per gli assessorati di individuare un percorso che faccia in modo appunto che non vengano messi a bando o comunque all'asta, ma che vengano assegnati gli alloggi a quelli che vogliamo dire noi, chiamare noi legittimi proprietari. Grazie.